Ecco 52 cose che puoi fare per salvare il pianeta. Usa i piedi al posto della macchina. Cioè, voi dite che si può fare? Bentornati! Secondo voi è possibile in una città come Milano muoversi esclusivamente a piedi? Ormai, come avete visto, il filone di queste sfide da 30 giorni sta diventando, molto umilmente, quello di salvare il pianeta. Quindi per l'esperimento di questo mese ho deciso di provare a spostarmi solamente a piedi. Vietata ovviamente la macchina, ma vietate anche metro, moto, autobus, aerei. Ah, se ti sei perso tutti gli altri esperimenti da 30 giorni, prima fai ammenda, poi clicca su iscriviti qui sotto. Bene, mentre lo fai aggiungo che ero indeciso sull'utilizzo di auto e moto elettriche, ma ho scoperto che l'elettrico in Italia non è un'energia così pulita, visto che si produce comunque utilizzando fonti non rinnovabili. Quindi per alimentare le batterie elettriche della mia Tesla comunque viene usato petrolio e carbone. E poi questo in teoria. Cioè, la teoria che io abbia una Tesla. Ma comunque, iniziamo questi spostamenti. Prima di tutto, per capire se è una cosa fattibile, analizziamo i miei parametri fino a oggi, inizio ottobre. Quando fino a ieri usavo comodamente auto, moto, raramente i mezzi e raramente i piedi. Purtroppo, come vedete, ho tutte le frecce in giù. Come scusa potrei dire che ci sono dei giorni, tipo le domeniche, che metto su l'Apple Watch alle 11 del mattino per andare dal letto al divano, per poi andare al frigo e subito dopo tornare al divano. Tra l'altro capita anche a voi di aprire il frigo, stare lì 10 secondi, poi richiuderlo e chiedersi il perché. Ma comunque, scuse a parte, queste sono le statistiche. La sede della palestra è a 2 km da casa, quindi come minimo ogni giorno farò 4 km. Sarei curioso di sapere le vostre statistiche, quindi mentre mi allaccio le scarpe, commentate qui sotto. Oggi è arrivato il giorno che temevo. A Milano, stranamente, piove. Sarà che sono nato e cresciuto in questa città, ma a me questo tempo un pochino piace. Cioè, vuoi mettere la soddisfazione di tornare a casa la sera sano e salvo e potersi guardare un film mentre fuori imperversa un temporale? Impagabile. Sopravvissuto. Oggi devo arrivare fino in Duomo ed è lunga e ho notato che quando si fanno questi esperimenti l'importante è non coinvolgere altre persone. Giusto amore? Giusto. E anche le scarpe nuove. Ok, è successo quello che non dovrebbe mai succedere quando si sta facendo qualsiasi cosa. Mi è venuta la febbre. È un peccato perché 7 giorni fermo, quindi un quarto del totale, non ho potuto totalizzare i passi e i chilometri che avrebbero mostrato delle statistiche più accurate. Amen. Ah, visto che sono un uomo, lascio a voi le conclusioni su com'è andata la settimana. In questi giorni in pigiama a casa voglio mostrarvi a cosa equivale in media la distanza che ho percorso finora, cioè quasi 6 km ogni giorno. A Milano ci arrivereste da San Siro al Duomo, perfetto per l'ultimo giorno di campionato, quando il Milan vince lo scudetto e si va tutti in centro a festeggiare. Sì, lo so, non dite niente. A Roma invece ci arrivereste dal Colosseo allo Stadio Olimpico. Tra l'altro c'è la stessa distanza tra lo stadio e il monumento principale della città. Coincidenze? Quanti di voi si ricordano quando una volta si comprava un CD? Visto che si pagava, ci si metteva lì e lo si ascoltava in tranquillità. E un bel po' di volte. Oggi abbiamo accesso a tutto e non ascoltiamo con attenzione niente. Ho scoperto che andare a piedi è fantastico anche solo per una cosa,
Possiamo ascoltare finalmente tutta la musica e le playlist che ci salviamo, ma che poi non abbiamo mai tempo di ascoltare attentamente. Bene, ho finito. Cosa è successo in questi 30 giorni? Allora, la media giornaliera è stata di 6 km spaccati, che per 30 giorni fa 180 km. Potevano essere un pochino di più senza i giorni di febbre, ma comunque, per farvi capire, 200 km è la distanza tra Milano e Bologna. Ovviamente, come in tutti questi esperimenti, il concetto che spero che passi è quello che si può uscire dalle proprie abitudini. Ovviamente non è una cosa fattibile 365 giorni all'anno, anche perché vorrebbe dire non viaggiare mai, eccetera. Ma come con il mangiare meno carne, produrre meno plastica, eccetera, si tratta solamente di ripensare il proprio posto nel mondo. Ad ogni modo, eliminare ogni mezzo di trasporto è la maggior parte delle volte possibile. L'ho fatto io a Milano, tra le città più piovose e grigie, potete farlo anche voi, no? Bene, ricordatevi di iscrivervi al canale, ma soprattutto commentate con un suggerimento per cosa fare per i prossimi 30 giorni. Peace!